Tra 5 minuti sono pronto, ci possiamo collegare quando volete. Radio Carro, la radio strana per gente strana che ti fa sentire strano. La Madonna, è un chilo e mezzo lì, eh. Comunque il tuo la Madonna, mi hai fatto morire. Così si fa il comodino, c'è una mina, tu si le da se mi lavate. Ho messo via gli rimpiattini, dicono non ho l'età. Se si voltano un momento io ci rigioco, perché a me va. Messo via un po' di illusioni che prima o poi basta così. Ne ho messe via due o tre cartoni e comunque so che sono lì. Ho messo via un po' di consigli, dico noi più facile. Ne ho messi via perché a sbagliare sono bravissimo da me. Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa, che posto vuoto ce n'è stato, ce ne sarà. Ho messo via un bel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a mettere via te. Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Carro, bentrovati, benvenuti in questo lunedì di 19 luglio 2021. Che fine settimana intenso, ragazzi, che è stato. Mamma mia, che fine settimana bagnato, oserei dire, che è stato. Questi giorni ho ricevuto un sacco di chiamate, un sacco di messaggi, anche devo dire da voi della radio, sinceramente, che sul nostro indirizzo, che lo ricordo sempre, Radio Carro due volte, quindi @gmail.com, mi avete scritto e mi avete domandato, in effetti, se, perché poi basta che uno legge Germania, chiaramente un pochino, no, si mette si allerta. Devo dire che quest'anno francamente, almeno noi della nostra casa, siamo stati risparmiati, perché ha fatto casino praticamente ovunque, anche nella regione dove abito io, nella nottata, da sabato a domenica è stato il giorno, diciamo, più pericoloso. Ed scusate, un passante, uno in bicicletta, doveva attraversare la strada. Chiaramente mi sono fermato per farlo passare. Allora, stavamo dicendo che nella nottata da sabato e domenica ha fatto casino, fiumi che sono straripati, colate di fango un po' dappertutto, è stata veramente una cosa pazzesca. L'alluvione si è spostata da nord-ovest, dove ha colpito in settimana. Tra l'altro, poi parlando ieri con mia moglie, ci siamo resi conto che il paesino più colpito in assoluto è stato un paesino che io ho visto. E che sono stato con mia moglie una volta ad andare a prendere un mio amico in un ospedale, in una clinica, parecchi chilometri nella zona di Nuvoring. Siamo andati e qualcuno è anche un paesino che ho visto. Sinceramente, vedere quel paesino tanto carino sotto tonnellate e tonnellate di acqua e di fango è una cosa veramente straziante. Sabato siamo andati a pesca con mio figlio, lui voleva andarci per forza, gli piace andare a pesca con la pioggia, gli piace stare dentro la tenda sapendo che di fuori
piove, c'è il tempo brutto e che noi se ne stiamo al caldo e all'asciutto dentro la tenda. Per carità, un bambino che tra l'altro poi domenica fa 9 anni, perché è un compleanno molto particolare, non ci mancherebbe altro, però insomma, sinceramente lo trovo, voleva andare, in effetti di acqua l'abbiamo presa tanta, ma tanta. Solo che il problema, la preoccupazione che abbiamo avuto è stata nella notte tra sabato e domenica, è stato lì il problema. Sono andato anche in giro, ho lavorato chiaramente domenica mattina e sotto la pioggia costante con la macchina, andando così in giro ho trovato un paio di alberi caduti, per cui ho dovuto cambiare strada, ed è un po' di ghiaia. Alcuni tratti c'era parecchia ghiaia trascinata giù dai cumuli d'acqua che praticamente scendevano giù dalle colline, e addirittura c'è stato un punto dove ho dovuto proprio frenare con la macchina perché stavo proprio entrando dentro, proprio direttamente nella ghiaia. C'era almeno una ventina di centimetri di ghiaia, praticamente mi sarei impantanato con la macchina, per cui ho frenato, ho dovuto farla piano piano. Insomma, personalmente tutto bene, personalmente così rispondo anche veramente un po' a tutte le persone che mi hanno scritto e che mi hanno chiamato per domandarmi insomma se era tutto a posto, se non c'erano stati problemi in particolare. Insomma, come dico, quest'anno mi ha risparmiato, ecco, l'anno scorso invece non è stato così, proprio di questi tempi. E così io sono andato un po' a informarmi, sono andato un po' a guardare un po' cosa dicono gli esperti del motivo, perché negli ultimi anni, tra qualche anno a questa parte, il mese di luglio è il mese praticamente qua nella zona dell'Europa centrale, è il periodo più piovoso dell'anno. Voi pensate, luglio, periodo più piovoso dell'anno. Come mai? Da un punto di vista meteorologico il motivo è molto semplice. Poi io ritengo che quello che è successo negli ultimi 2 anni a questo punto, dovuto alla pandemia, è stato un po' un vettore di tutto questo, è stato un po' un amplificare di tutto questo. Che succede? Succede che in occasione proprio del solstizio dell'estate, quando le giornate sono molto più lunghe ed è il momento massimo in cui fa effettivamente più caldo e c'è più sole, che cosa accade? Che a differenza del resto periodo dell'anno in cui le piogge è tutto vapore acqueo accumulato grosso modo nella zona dell'Atlantico centrale, nella zona del Golfo del Messico più o meno, no? Poi le correnti, come sapete, la corrente del Golfo porta su quell'aria mite, umida, no? Che praticamente cresce, proprio nasce, proprio diciamo in quella zona lì. Mentre invece nel periodo di giugno, nelle ore più calde, nei giorni maggior luce, di maggior calore, avviene nella zona dell'Atlantico settentrionale. Ecco, tutto questo vapore acqueo che si accumula, nel momento in cui c'è il giro di boa, cioè passa con giustizia l'estate si fa, e dopodiché le giornate cominciano lentamente ad raccocciarsi, scusate, come sempre sbadiglio, cosa succede? Succede che le correnti, una volta che appunto c'è questo cambio, le correnti che vanno da sud verso nord si girano, cambiano le correnti d'aria in questo caso, provenendo praticamente da ponente verso levante, quindi da ovest verso est e anche un po' da nord verso est. E questo cosa fa? Trascina tutte queste perturbazioni, questa grande quantità di acqua accumulata nelle settimane precedenti, provocando casino, scaricando una quantità enorme troppo velocemente, troppo tutto in una volta. Poi dopo c'è tutto il resto, il cambiamento climatico, c'è lo sfruttamento del territorio, il fatto di aver tolto gli alberi, di aver tolto anche radici, da parte che il terreno sia un po' più stabile, tutti i discorsi che purtroppo, ahimè, conosciamo e che ormai tornare indietro diventa difficile, se non impossibile. Però è vero che queste vere e proprie bombe d'acqua, queste quantità d'acqua esagerate che scendono tutte in una volta,
non è una cosa tanto, cioè diciamo che è normale ma fino a un certo punto. Io mi ricordo i vecchi qui della Baviera qua raccontano che dove, nella zona dove abito io, proprio attaccato diciamo alle Prealpi, dove si arriva circa 1700, 1800, anche 2000 metri di altezza, dicevano che se a giugno trovi ancora la neve sulle punte delle montagne, sulle cime delle montagne, significa che sarà un'estate particolarmente brutta e piovosa. È stato un testo detto in anticipo, ci hanno azzeccato. In più, vi dicevo, c'è anche questo fatto che a mio giudizio non è assolutamente da sottovalutare. Ovvero, perché? Mamma mia! È che quello che avete appena sentito poco fa è stato un mancato incidente, per mia fortuna. Dico per mia fortuna perché francamente la precedenza ce l'aveva quello che veniva chiaramente dalla mia destra. Il fatto è che correva come un matto sto matto all'improvviso, praticamente uscito fuori da un incrocio all'improvviso ad alta velocità. L'ho visto in anticipo, ho frenato, ho inchiodato praticamente, ha frenato anche lui e ci siamo quasi sfiorati. Tutto bene, però insomma avete sentito un qualcosa in diretta, Radio Verità, come dico sempre. Purtroppo dovete sapere che se da un punto di vista, adesso cambiamo un attimo il discorso, ma anche in virtù di quello che è appena accaduto, da un punto di vista diciamo della velocità eccetera eccetera è una cosa abbastanza sensata, abbastanza logica. Da un altro punto di vista però mentalmente non si è pronti a questo, cioè negli incroci, nei vari incroci che ci sono all'interno dei paesini piccoli, dove praticamente in generale c'è una strada diciamo principale e poi le perpendicolari, trasversali, seconde strade che passano insieme, hanno sempre il limite dei 30, giustamente per i bambini, e non hanno lo stop. Non hanno lo stop. Praticamente che succede? Che quello che è nella strada principale dovrebbe teoricamente fermarsi ad ogni incrocio per fornire precedenza a chi appunto viene dalla sua destra. Una cosa che grosso modo, ripeto, ti mette sulla tensione, ma che ti costringe a essere costantemente sotto rischio incidente, perché tu passi una strada diciamo principale e da tutte le varie traverse, quindi magari quattro traverse che vengono verso destra, tu dovresti teoricamente fermarti a ogni incrocio e vedere se viene qualcuno dall'altra parte, che in pratica non viene praticamente mai o quasi mai. Ecco, in virtù di questo normalmente si tende, quello che è nella strada principale, a passare, e coloro che stanno, che vengono diciamo dalle traverse, dalle strade secondarie, tendono chiaramente anche, ma che dice, ma io ho la precedenza, vengo dalla loro destra, dice però ecco mi fermo, guardo se passa qualcuno, no, proprio per un fatto diciamo di logica, chi arriva dalla strada principale deve in un certo senso, no, ha il diritto di precedenza. E invece alcune volte qualcuno non lo fa. Qualcuno prende, passa e dice tanto io ho la precedenza, se qualcuno mi viene addosso ho ragione io. E questo ti porta sempre costantemente ad essere in una situazione sempre di pericolo di creare un incidente, quando invece la soluzione sarebbe molto semplice. Ripeto, lo fanno per mettere attenzione a chi viene dalla strada principale e fare in modo che la gente non dia troppo gas, che non vada troppo veloce proprio nelle zone particolarmente abitate. Però sinceramente lo trovo poco logico, e di tanto in tanto capita. Ecco, adesso è capitata una situazione simile. In pratica io arrivavo dalla strada principale tutto tranquillo, mentre sempre seguendo chiaramente i limiti andavo a 25 all'ora, e questo qua è uscito da questo incrocio ad alta velocità senza guardare, perché dici tanto io la precedenza, passa senza guardare e aveva rischiato di tamponarci, e lo ripeto, a un livello di legge la precedenza ce l'aveva lui, per cui nel caso in cui gli saremmo toccati avrebbe avuto sicuramente ragione lui. Però lo ripeto, una di quelle regole che si trovano qua, ma non so se giù in Italia, io mi ricordo giù in Italia non era così, c'era lo stop e tutto.
Tant'è vero che devo dire che di stop, vere e proprie stop, quassù ce ne sono veramente, veramente pochi. Anzi, quasi mai vedo io il segnale stop. Proprio per questo motivo qua. Detto questo, stavamo dicendo che tutto questo vapore acqueo tende proprio a riscendere. Ma che cosa sta succedendo negli ultimi due anni di differente che c'è stato negli anni precedenti? Una cosa molto semplice, ragazzi, io lo ripeto, lo sto dicendo già da un po' di giorni. Questo concetto, se nella normalità un aeroporto come quello di Monaco di Baviera, che più o meno c'erano fino a due anni fa, due anni e mezzo fa, circa 300 voli al giorno, oggi ne fanno 40, massimo 50 al giorno, è chiaro che c'è meno traffico nel cielo e quindi meno polveri sottili che vengono rilasciate nel cielo. Questo qua fa in modo, chiaramente è un bene per il pianeta, è un bene per l'aria che respiriamo, e io ho vissuto di fianco all'aeroporto, per cui lo so benissimo che situazione che creano gli aerei a livello proprio di inquinamento di base, e su questo siamo pienamente d'accordo. Ecco, però cosa accade? Accade che chiaramente queste polveri sottili fanno in modo di creare una sorta di cappa e logicamente anche di creare anche un po' di stabilità del clima. E si fa in modo innanzitutto di creare una sorta di effetto serra e quindi di riscaldamento. La temperatura si scalda di più, soprattutto nelle ore di sole. E poi chiaramente tendono anche un po' a bloccare un po' la nuvolosità. Ecco perché, secondo me, da due anni a questa parte effettivamente il clima si respira molto più rigido e soprattutto anche molto più instabile. Cioè i cambiamenti di tempo avvengono molto molto più velocemente. A mio giudizio questo ha sicuramente un ruolo. Molti di voi si ricorderanno l'anno scorso di una cosa. Le immagini provenienti satellitari dalla Cina. Quando c'è stato il lockdown di due mesi, in pratica normalmente dalla stazione spaziale, dallo spazio, la Cina non si vede per colpa dello smog. Quando ci sono stati quei due mesi di chiusura, praticamente si vedeva tutto, si vedeva sotto tutto, vuol dire che lo smog era sparito, ecco, per esempio. E infatti raccontavano che proprio in quel periodo lì effettivamente le piogge erano sicuramente molto più intense. Ecco, io credo che anche questo abbia sicuramente un valore in più, perché non è stato un inverno particolarmente rigido, però è stato un inverno molto carico di perturbazioni. Altrettanto è successo, diciamo, appunto quest'anno d'estate, era un po' prevedibile. Detto questo, ragazzi, ieri si è svolto il Gran Premio di Formula 1, di cui dopo ce ne parlerà sicuramente Over. Adesso io voglio dire innanzitutto una cosa, prima di andare sul Gran Premio, dove farò una piccola considerazione e basta, perché oggi sinceramente, come lunedì, sto registrando molto in ritardo, tant'è vero che sono già le 6 passate, perché come lunedì effettivamente oggi è lo record di clienti, quindi ho tanto tanto lavoro da fare ed ripeto, registro tardi proprio perché prima non era possibile. Troppo da fare avevo e via, quindi la trasmissione oggi non sarà particolarmente lunga, chiedo scusa, ma come si dice, la vita è fatta di priorità. E vi stavo dicendo che ieri siamo avvenuti di fronte sinceramente di una cosa abbastanza inusuale, cioè è inutile prendersi intorno, in Inghilterra hanno aperto tutto, in Inghilterra il virus non esiste. Loro in Inghilterra fanno un discorso corretto, come dico, giocano un po' di azzardo, se vogliamo dire tutta. Ovvero il discorso che fanno è questo: è vero che se io apro tutto faccio in modo che la gente si contagia, e infatti i contagi sono saliti, addirittura siamo oltre 50.000 contagi, quindi effettivamente da pazzi,
pensare a una cosa del genere, di aprire un'occasione quando ci sono tutti questi contagi. Ieri, Gran Premio di Formula 1, praticamente tutto aperto, tutti senza mascherina, senza distanziamento, come se nulla fosse, come se il virus non esistesse più. E loro fanno un discorso, sapendo benissimo poi che, per esempio, l'opinione di Burioni, sapete che io lo seguo su Twitter, non è d'accordo. Loro fanno questo discorso, dice: è vero che il contagio ci sarà, che il virus si trasmette da parte a parte, però essendo praticamente tutto il popolo vaccinato, chi non è vaccinato per sua scelta è molto giovane, per cui già di per sé il virus non fa male, la trasmissione che avviene anche di una persona contagiata ma che ha avuto le due dosi di vaccino ha una virulenza particolarmente bassa e quindi non rappresenta un rischio per nessuno. Per cui c'è, anche se ci sono 50.000 contagi, ma le persone che stanno male, che finiscono in ospedale, sono molto poche, le persone che i decessi sono molto pochi, chi se ne frega, abbiamo perché è la cosa giusta. Ecco perché giocano in un certo senso di azzardo, giocano d'azzardo perché danno innanzitutto una eccessiva, non eccessiva, questo ce lo dirà il tempo, ma danno sicuramente una certa affidabilità ai vaccini. Si pensa che il vaccino sia particolarmente efficace, no? Contro di tutto. Secondo, sono abbastanza convinti che il virus non cambierà, o perlomeno le varie mutazioni che farà non saranno delle mutazioni così forti da riuscire praticamente a rendere il vaccino totalmente innocuo. Ecco, questo è il ragionamento che fanno loro. È chiaro che è un po' come giocare d'azzardo, no? Se vogliamo dirla tutta. Perché? Perché se le cose continuano così, hanno avuto ragione loro. Se invece non dovesse essere così, allora francamente siamo un po' nei guai, cioè. Siamo nei guai perché tu hai così hai fatto in modo al vaccino di mutare e di, cioè non al vaccino, scusate, al virus di mutare e di far avvenire appunto una mutazione molto forte. La cosa che io trovo assurda, sinceramente, ecco perché lo ritengo molto spesso quasi più scelte politiche, sinceramente, che non scelte di scienza o fatte dal buon senso. Cioè, noi abbiamo tutta la gente senza mascherina, tutti, i piloti senza mascherina e quant'altro, poi vediamo i commentatori di Sky con la mascherina. Praticamente gli unici coglioni con la mascherina. Addirittura ieri a fine gara è venuto Lando Norris a fare un'intervista di Sky, è arrivato chiaramente senza mascherina come se nulla fosse, e dopo un po' dalla regia gli hanno dato una mascherina da mettere. Lui si vede che si gira col viso e dice: perché? Perché la devi mettere. Dice vabbè, dice me la metto. Cioè, no, ragazzi, ma che ti ha preso in giro? Io questi sono veramente vere e proprio prese in giro, sono incomprensibili, francamente. Tra l'altro sono stati inquadrati un paio di volte per puro caso, sbagliando, sinceramente, che diciamo fuori onda, sapete quando dice che danno la linea a qualcun altro e l'immagine va via, ecco, l'immagine non è andata via, si pensava che ancora erano lì, e loro di Sky, tocca, l'hanno tolto subito la mascherina, diceva: ah, finalmente la togliamo, salvo dopo ad essere inquadrati un'altra volta, praticamente l'avevano di nuovo. Dai ragazzi, queste sono vere e proprie buffonate, sono. Cioè, tu c'hai il pubblico là, 350.000 spettatori ci sono stati in questi tre giorni, belli e tutto, fantastici di sport, il tempo è stato bellissimo e quant'altro, e poi c'hai i commentatori di Sky Italia, gli unici imbecilli con la mascherina addosso. Dai, cioè, io sinceramente, ecco, se fossi uno di loro, se fossi Federica Masolino o Valsecchi, che è stato un grandissimo pilota, io mi rifiuterei, direi: ma che fate, ma che facciamo, ma stiamo a prendere in giro la gente, dai. Ma che la gente non vede che lì dietro sono tutti senza mascherina e noi dobbiamo portare la mascherina per che cosa? Tra l'altro le persone che vanno lì sono tutte vaccinate, sono tutte tamponate, no? Per cui dai, cioè, vedete, ragazzi, se c'è una cosa che questo virus purtroppo mi ha fatto capire è che c'è una diversità del mondo che è una cosa da non credere, sinceramente, una cosa veramente incredibile,
ed è una cosa che mi mette una tristezza, ma una tristezza tutto, perché lo trovo veramente schifoso, sinceramente, che ogni paese decida di fare come vuole, indipendentemente dai dati, dai fatti, dalle scelte. Cioè, questo ci fa capire purtroppo quanto ancora bisognerebbe lavorare su per fare in modo di essere tutti uniti, di essere un unico pianeta con un unico scopo. Ecco perché le scelte dal punto di vista dei cambiamenti climatici, dell'energia elettrica pulita, delle energie pulite, tutto diventa particolarmente difficile e particolarmente lento, perché ognuno pensa ai cazzi suoi, questa è la verità, ognuno pensa al suo mulino, ognuno pensa alle cose sue. Quindi noi dovremmo avere una linea mondiale, una linea unita, una linea univoca che dice ci facciamo così e basta, ci fa così in questo modo, non che ogni nazione decide di fare a modo suo, sembra quasi una gara a dimostrare chi ha avuto ragione. Adesso ecco, noi italiani rimaniamo perplessi, ma anche qua in Germania devo dire, sono rimasti molti perplessi di queste scelte inglesi che hanno dovuto fare, che hanno deciso di fare, ok, devo queste scelte, poi dopo se hanno ragione loro, ah sono stati bravi, sono stati qua, sono stati di là, ma dai, ma non sta in piedi sta cosa, sinceramente. Detto questo, infatti è andato pure in onda anche un gran premio di Formula 1 particolarmente strano, particolarmente nuovo. L'avevo già sentito parlare di questa formula, sinceramente, ovvero il venerdì avvengono le qualifiche in modo normale che conosciamo, e se con le qualifiche si decide in pratica di come fare questo piccolo gran premio, questa piccola gara di pochi giri, chiaramente senza cambio gomme, senza di niente, in pratica. Quindi, secondo come è finita la qualifica il venerdì, si fa la griglia di partenza. Griglia di partenza che viene appunto in questo piccolo Grand Prix. Come va, come funziona il Grand Prix? Quindi c'è una partenza e tutto quanto, in vero è proprio Gran Premio, solo che invece di essere di 52 giri è stato 17 giri. Dall'ordine dell'arrivo vengono scelte, appunto, viene fatta la griglia di partenza per il Gran Premio della domenica, il vero e proprio Gran Premio della domenica successiva. Ecco, e vengono addirittura attribuiti dei punti ai primi tre classificati, dei punti extra vengono dati. Credo che al primo 3 punti, al secondo 2 punti, al terzo un punticino in più. Ecco, questa è un po' l'idea di base. È bella, è buona, va bene? Sì, va bene, salvo poi magari, ecco, ci sono piloti, ecco, come Alonso, che è partito con gomme morbide, ha fatto una grande partenza e alla fine è riuscito ad venire un po' più avanti. Cioè, ai fini, io dico questo, che ai fini della prestazione pura delle macchine, per decidere poi chi parte davanti e chi no, scusate, è vero che ne viene un po' mancare questo, però è anche vero che tu c'hai così più spettacolo, c'hai più, ecco, c'è una sorta di Gran Premio in più da vedere, da osservare, sei anche incuriosito, in più puoi correggere eventuali errori che tu vedi direttamente in gara. Cioè, invece di fare tipo il venerdì, no, che nelle prove libere numero 2 in generale si fanno il cosiddetto simulazione gara, quindi viene fornita benzina, vengono messe delle gomme, soprattutto magari quelle dure, per vedere, si fanno 20 giri come quando tu sei in gara, per vedere i valori, vedere i tempi, il deterioramento delle gomme, il consumo delle gomme, invece di farlo il venerdì in modo libero, così viene fatto il sabato in una sorta di gara di competizione. Per carità, bella, ci sta bene, però va un pochino più, va un pochino modificata. Infatti ieri domenicale nell'intervista ha detto adesso stiamo ragionando su questo, è stato soltanto un test, infatti verranno soltanto 3 gran premi verranno fatti in questo modo, quindi è stato il gran premio di Silverstone di ieri, verrà fatto il gran premio di Monza, quindi il gran premio d'Italia nostro, e poi il gran premio del Brasile, verrà eseguita questa formula, ecco, salvo poi dopo vedremo se il prossimo anno cosa decideranno di fare, se tenerla oppure no. Si starà a vedere. Il Gran Premio, soprattutto ieri, deve essere una cosa tremenda. Quello che si è capito ieri è una cosa fondamentale. D'altra parte poi l'ha anche detto. Cioè, se lui quest'anno vuole essere competitivo per portarsi a casa il suo 8° titolo mondiale, se vuole essere competitivo, vuole fare qualcosa di speciale, deve essere aggressivo.
deve essere particolarmente aggressivo e contro questi giovani deve comportarsi in questo modo. Anche ieri, non soltanto il tentato sorpasso che ha fatto su Verstappen buttandolo fuori, in realtà, tra l'altro ieri ha detto in un'intervista direttamente a Sky, proprio, ha detto una frase molto, che mi è rimasta molto molto impressa, sinceramente. Dice: certo che molti, quando sono vicino a Verstappen, alzano il piede perché hanno paura, e dice: io non ho paura. È vero in particolar modo che Verstappen è da sempre stato un pilota abbastanza sui generis, no? Ecco, un giovane molto aggressivo, poco pauroso, se vogliamo, ed è vero che alcuni, no? Molti piloti, si è visto effettivamente molti piloti a stare un po' alla lontana. È vero che però Hamilton ha fatto la stessa identica manovra, ha fatta anche su Leclerc. Ecco, lì in quel caso è stata proprio una volontà da parte di Hamilton, perché tanto aveva altri due giri da fare e Leclerc l'avrebbe sorpassato senza troppi problemi, magari nella curva successiva. Invece lui ha voluto tentare il sorpasso proprio lì, perché per dimostrare che è stato Verstappen a essere troppo aggressivo, a dover chiudere la porta, provocando poi dopo l'incidente. Tant'è vero che poi tanto è arrivata anche la penalità a Lewis Hamilton, 10 secondi di penalità. E sai, queste cose sono sempre difficili, ragazzi, perché te gli dai la penalità, va bene, Hamilton è ancora in gara, può fare ancora dei punti e addirittura ha vinto la gara. Ecco, se invece Verstappen è stato tagliato fuori, per cui ha perso dei punti. Questo è un po' strano, cioè diventa sempre complicato, in effetti. Che penalità dai? Lo squalifica anche te per la gara? No. Ecco perché diventa difficile, insomma, in un certo senso. È vero però su questa cosa, per esempio, posso essere anche un tantino d'accordo con Hamilton, perché poi dopo lo stesso Leclerc ha fatto lo stesso ragionamento: se chiude la porta provoco l'incidente, e quindi addirittura è uscito, si è imbarcata la macchina, è andato fuori pista facendosi sorpassare da Hamilton. Dice: tanto è sembrata un po' una forzatura. Allora, all'inizio di qualcuno che dice, no, che se la penalità a Hamilton, cioè la penalità viene data per far capire al pilota che ha fatto una cosa che non doveva fare. Ecco, se lo scopo della penalità è questo, sinceramente il messaggio non è stato recepito, visto che dopodiché ne ha avuto l'occasione, ha rifatto la stessa identica manovra, avrebbe provocato praticamente lo stesso incidente, perché se Leclerc fa la manovra di Verstappen e chiude un po', anche se lì sinceramente Verstappen ha chiuso un po' troppo, ha lasciato poco spazio effettivamente, però se Leclerc chiude come fa Verstappen, avviene l'incidente allo stesso modo. Tra l'altro un incidente lì, un tratto di curva impressionante, incredibilmente, cioè lì si affronta oltre 300 km/h, tant'è vero che ha avuto un impatto a 51 giri, si dice, praticamente con una forza enorme, tant'è vero che è stato anche portato in ospedale per accertamenti, perché l'impatto è stato veramente veramente forte. Ringraziamo che ci sono appunto le gomme eccetera eccetera, perché sennò se fai un impatto del genere ti scatti contro un muro rigido, mi sa che non ti salvi, quindi la sicurezza sinceramente ottenuta da queste macchine fa sempre di più sorprendere, effettivamente, e questo è assolutamente giusto. Insomma, un Hamilton alla fine che riesce a portarsi il Gran Premio a casa, fa 25 punti, tra l'altro all'intervista con quelli di Sky probabilmente, tra virgolette, se l'era anche preparata in questo modo. Sapete benissimo che l'intervista veniva con Sky Italia, ha detto, dice: voi avete vinto nel calcio e noi abbiamo vinto dal Premio di Gran Bretagna. Perché? Perché il caso ha voluto che proprio se la giocasse proprio con Leclerc e con la Ferrari. Strano, eh? Sette giorni dopo il nostro trionfo, è incredibile, calcistico, ecco, dopo c'è stato di nuovo il combattimento, se vogliamo, nuova la lotta appunto tra in pista. Tra l'altro Ferrari è stata sorprendente ieri, questo va detto, con le gomme morbide, addirittura con le gomme medie riusciva a tenere non soltanto il passo delle Mercedes, ma addirittura sembrava andare anche un tantino più veloce.
stati dei momenti in cui in gara Leclerc era direttamente Leclerc e Sainz anche, sono stati più veloci le gare per le macchine più veloci in pista. Questo perché è accaduto? È accaduto per due fattori. Il primo fattore è che le temperature erano molto più alte, faceva molto caldo. Il caldo fa in modo che le gomme si riscaldano di più, si riscaldano prima, si surriscaldano in realtà. Ecco, la Ferrari c'ha questo grande vantaggio, a volte diventa vantaggio, a volte diventa uno svantaggio. Riesce a consumare meno le gomme degli altri e a portare in temperatura. Mentre invece la Mercedes si è già proposta. Cosa accaduto, cosa accade in quel caso lì? Accade che se mentre la Ferrari fa lavorare le gomme medie nella, diciamo, nella finestra di utilizzo molto meglio, molto più efficacemente della Mercedes, è vero però che quando le temperature sono basse è contrario. La Mercedes fa prima di scaldare le gomme, si trova meglio, a differenza della Ferrari che fa più fatica, che ci vuole molto più tempo, e quindi praticamente andare in pista con le gomme fredde vuol dire perdere il grip e vuol dire insomma andare più lenti per fare a correre. Questa è un po' la base, ecco, del funzionamento, e questo è quello che è successo ieri, infatti con le gomme medie non c'era praticamente storia, anche con la penalità Leclerc avrebbe vinto senza troppi problemi, che sarebbe stata incredibile sinceramente. Dopo però è vero purtroppo che una volta che ha cambiato le gomme, ha messo le dure, il passo della Ferrari con le dure non era lo stesso passo che aveva la Mercedes, probabilmente per questo motivo, perché faceva più fatica la Ferrari a portare in temperatura, e invece infatti se facciamo caso Binotto a fine gara lo ha detto, diceva bene che all'inizio Lewis Hamilton stava risparmiando le gomme perché c'era il problema del blister, c'era il problema che le gomme si surriscaldavano, quindi dopodiché quando ha messo le gomme dure ha potuto spingere, quindi quasi come a dire il passo che ha avuto la Ferrari è stato un passo eccezionale, sicuramente non previsto, ma non al livello della Mercedes e della Red Bull, sicura no. È vero però che se tu perdi una gara a 3 giri dalla fine, un po' di rammarico ti rimane. Lo stesso Leclerc ieri aveva un grande rammarico, dice chiaro che fai secondo, non te lo aspettavi, ottieni dei punti, recuperi dei punti nei confronti della McLaren, sinceramente va benissimo, va. All'inizio sarevo messo la firma, però sai, è un po' come quando tu stai vincendo e all'ultimo minuto, al 90esimo, prendi il gol della vittoria, sbagliate, vai a perdere la partita. È un po' la stessa cosa, dici cavolo, sono rimasto a 3 giri dalla fine primo, se non ti accade nulla, se magari vado a vincere io. Immeritata quanto ti pare, però una volta che sei lì, vince la gara e magari non la vince questo motivo, ed Hamilton ha festeggiato, è chiaro che ha festeggiato, ha fatto anche sto gran casino con il pubblico, anche perché sinceramente è l'ottava volta che vince il Gran Premio di casa, quello lì da capocino per gli Hamilton. Il resto si è svolta una gara pressoché normale, no? Devo dire una bella gara, una gara che mi è piaciuta molto, mi è piaciuta parecchio. Cosa che va detta è che i piloti sono diventati piloti e macchine molto affidabili e molto sicuri. Se ci facciamo caso l'uso della safety car avviene sempre di meno. Avviene veramente sempre di meno. Ragazzi, con questo è tutto, io sono quasi arrivato a casa, sentite che sono in autostrada, quindi mi mancano pochi chilometri e ho finito per oggi. Ci lasciamo con una bella canzone e poi l'intervento di Over, per quanto appunto riguarda la Formula 1. Io vi do un grande abbraccio a tutti quanti, un bacio alle mie ascoltatrici, noi ci sentiamo domani, mi raccomando, fate i bravi come sempre, fate i bravi, testa alta e schiena dritta come dice Roby, ciao, a domani! Radio Carro, la radio che spacca! Thank you.
see is blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Innanzitutto buon lunedì, buon inizio settimana e spero che sia una settimana un po' più tranquilla sul lato meteorologico. Oggi parliamo di Formula 1, questa è stata questa grande gara della Ferrari, anche se agli ultimi due giri il grande Hamilton è un mostro sto pilota, non peraltro è quante mila volte ha vinto gare, quanti
quante volte è campione del mondo, oggi l'ha dimostrato, che grazie anche a una mescola adatta a quel tipo di vettura, su quel tipo di circuito, con quelle temperature. Visto che con la gomma, con la mescola gialla andava molto, molto più forte la Ferrari, questa Mercedes con la gomma bianca veramente ha fatto grandi cose. Il grande però merito va anche al buonissimo Hamilton. Cosa dire? Partiamo da questa innovazione della sprint race, perché determina poi alla fine cosa? Il punteggio per i primi tre, qui il nostro Charles è arrivato quarto, però determina anche la griglia di partenza. Quindi parte quarto ed è una Ferrari in forma, questo vedendo dalla giornata di sabato, con quel tipo di mescola. Poi c'è da dire anche una cosa, che qui la Pirelli porta una mescola, cioè non una mescola, una gomma con caratteristiche diverse, è una struttura più resistente, quindi allorché diciamo il binomio team pilota riescono a dare quel magari mezzo punto in meno di pressione, giusto per avere quel grip, un po' più di grip. L'incidente, ecco, adesso arriviamo anche a questo brutto incidente fatto da incidente di gara tra Hamilton e Verstappen. 10 secondi, questo è un incidente di gara. Sentivo i commenti da parte dei giornalisti. Cosa, è un incidente di gara, ci ha provato sullo stesso punto, ha sorpassato anche vari piloti, lo stesso ha fatto addirittura su Charles Leclerc a due giri dalla fine. È un grande Hamilton. Comunque, parlando lo elogio, perché è veramente un campione dei campioni. Stavo dicendo, l'incidente su Verstappen è un incidente di gara. Ecco, io l'unica cosa che, a parte la vittoria per la Ferrari, a parte quello, ma sarebbe stato lo smacco che in giro di pochi giorni gli italiani, vabbè, abbiamo vinto gli europei in casa. Immaginate se oggi c'era la grande fortuna che Charles Leclerc andasse a conquistare la prima posizione. Beh, veramente un doppio smacco alla grande. Però qua abbiamo visto che quanta fatica ha fatto la Ferrari al cambio gomme. Qui abbiamo visto, vediamo anche Sainz, nulla da dire sul pilota, però abbiamo visto proprio dove sta la grande difficoltà, è proprio nella mescola. Io da parte mia dovrei continuare a parlare un po' male di questa Ferrari, perché da quando inizio a parlarne male, cioè non è che ne parlo male, mi dispiace che la Ferrari abbia tirato i remi in barca per quello che riguardano gli aggiornamenti di vettura, però vedo che ne parlo male e salta fuori una grande Ferrari, grande prestazione. Quello che mi dispiace, a parte che sul cambio gomme di Sainz c'è tanto da dire, perché se non ci fosse stato quel problema sull'anteriore sinistra, l'avrei visto in lotta con Bottas, perché erano lì, i tempi erano quelli, quindi ci sarebbe stato il doppio duello, ecco, Ferrari-Mercedes, doppio duello Leclerc con Hamilton e Bottas con Sainz. Però, a dire, è stata una bella gara, cioè per appassionati di formule. E qui veramente me lo sono gustata. Mi è dispiaciuto, non so quale sia stato il problema per Charles Leclerc, che probabilmente un sensore o qualcosa, che ha perso quel secondo che magari ha perso, magari lo guadagniamo su un giro. Però non vorrei attaccarmi, diciamo, attaccarmi sui vetri, cercare di scalare i vetri, perché è impossibile.
Quindi comunque dai, ottima, è stata un'ottima prestazione, un ottimo fine settimana per quello che riguarda le prestazioni della Ferrari. C'è da dire anche una cosa, qui la Red Bull con Perez cosa gli fanno fare? Gli levano via quel punticino che poi alla fine Perez non guadagna perché viene dato solo ai primi 10. Se chi fa il giro veloce in pista, ma devi risultare tra i primi 10, lui è 13esimo, 14esimo, se non oltre. Quindi è stato solo uno smacco da parte di Red Bull per non far aggiudicare quel punticino in più ad Hamilton. Ecco, una cosa che mi è piaciuta poi a fine gara è che Charles Leclerc è andato a fare i complimenti ad Hamilton. Adesso ci sarà da vedere cosa si diranno i due. Quindi questa sarà l'incognita dei prossimi giorni. Vediamo un grande Toto Wolff, guarda com'è contento, guarda com'è contento. Era l'omino triste, quando perdeva, l'omino triste che andava in giro per i paddock a controllare le macchine degli altri, che oggi è entusiasta. Cioè, è questo che non mi piace. Cioè, il problema dove è stato? Che lavorare su queste vetture. Vabbè, Bottas ha fatto che cosa? Si è piegato di nuovo agli ordini di scuderia. Cosa doveva fare? Ha fatto bene, stavolta nulla da dire. Hamilton ne aveva più di tutti, quindi è stato giusto da parte di Bottas spostarsi e non fargli perdere proprio niente alla fine. Quello che serviva un po' a Leclerc, avere un Sainz dietro, cercare di fargli perdere quel, bastava poco, però quell'errore ai box ha compromesso la gara di Sainz. Vedi quanta fatica ha fatto, che poi non ci è riuscito a sorpassare il buon Ricciardo, però è stata una bella gara, dai. È stata nulla da dire, nulla da dire. Mi sarebbe stato sarei stato molto contento del doppio smacco che la Ferrari. Cioè, immaginate voi, 2 volte in 10 giorni, l'Italia a podio, beh, comunque vincitore, prima nel calcio, poi nella Formula 1. Vabbè, però dai, questo qui ovviamente, cosa dire, Hamilton è un alieno. Parliamo un po' anche delle altre scuderie perché è giusto che sia così. La Romeo comportata bene, mi è piaciuta. Beh, ci sono stati degli errori da parte di Raikkonen, però vedete il grande leone, ma lo vedete in pista, è un grande leone, come sta lì, non si fa, non, cioè, fino alla fine, sapendo che è una vettura con meno cavalli, meno prestazionale, tutto quanto, però lui curva dopo curva non è facile passarlo, non è veramente facile passarlo. Questo tirare i rimini in banca anche dalla parte di Lando Norris, non so il problema che ha avuto la vettura, vedremo anche qui nei prossimi giorni. Mi sarei aspettato in questo tipo di circuito un Tsunoda un po' più cattivello, anche se è riuscito a prendere il punticino perché è entrato nei primi 10. E l'ultima cosa da dire, immaginate. Sull'incidente di Verstappen parlano di 51G, cioè la decelerazione che ha avuto questo ragazzo. 51G sono tanti, sono tantissimi. È una cosa, 51G. Ma adesso vediamo che è stato portato in ospedale a fare un attack, quindi sarà veramente. Si è visto quando è sceso dalla vettura che era veramente molto spaventato, frustrato. Certo che affrontare il corpo che affronta anche se per pochi centesimi, però quella forza G laterale negativa, ragazzi, è tanta roba. Cioè, immaginate voi che avete il corpo. L'esterno del nostro fisico da una parte e tutti gli organi interni dall'altra, perché praticamente a 51G è una cosa, mamma mia, vabbè.
Adesso aspettiamo i commenti, come al solito, vediamo i vari problemi che hanno avuto. Sono molto curioso di sentire i commenti, cioè, scusate, non i commenti, ma le problematiche riscontrate da Leclerc durante la gara di questo piccolo problema che ha avuto in gara. Poi immaginare, affrontare questo tipo di circuito. Molto impegnativo e addirittura che dal box dicono fai gamma 9 e deve lavorare a parte, deve guardare la strada, ma impostare, resettare una componentistica di vettura, ma non è semplice. Quindi, per quello dico io, questi sono, non so, questi ragazzi hanno degli allenamenti addosso che, mamma, fanno veramente paura. Vabbè, dai, come dico di solito, cos'è? Tutto qui, da parte mia e da tutto il gruppo di Radio Carro, noi vi auguriamo una buona giornata. Radio Carro, la radio che spacca!